credo che il prossimo oggetto sia sempre del consigliere Carbonari, sempre rivolto all'assessore Pavarelli, centro commerciale Nucria, Nocera Umbra, grave situazione economica e occupazionale dell'area di Nocera Umbra e intendimenti della giunta regionale per lo sviluppo economico dell'area in collaborazione con gli enti locali. Prego. Grazie Presidente. Dunque, questa interrogazione che abbiamo voluto portare in aula è un'interrogazione a cui purtroppo da anni nessuno risponde, perché l'avevamo fatta come accesso a risposta scritta, ma nessuno ci ha mai risposto. Abbiamo fatto solleciti e siamo stati costretti, sperando oggi di avere veramente una risposta su questa questione. Parliamo appunto di Nocera Umbra, sappiamo tutti che c'è stato il sisma del 97 che ha duramente colpito il centro storico di Nocera Umbria. Ha reso inagibili molte strutture e in quell'epoca appunto fu concluso un accordo tra Comune di Nocera e Regione Umbria che prevedeva la costruzione di un centro commerciale di natura provvisoria su un terreno di Nocera, del Comune di Nocera e con costruzione a carico della Regione Umbria. Nel 2009 la società RES, che oggi dovrebbe essere confluita, poi è confluita nella partecipata Sviluppo Umbria, avrebbe consegnato ad alcuni dei suddetti titolari delle attività commerciali, per cui appunto si sono trasferiti questi titolari in questo centro commerciale, avrebbe consegnato un documento a firma dell'amministratore unico Saverio Ripa di Meana, in cui diceva che la scrivente società intende procedere, laddove le sussistano le condizioni, all'assegnazione definitiva delle strutture delocalizzate edificate a seguito degli eventi sismici del 97 ed affidavi appunto ai richiedenti a fronte del pagamento del 30% del contributo erogato ridotto al 5% per ogni anno di utilizzo della struttura. Nel 2015 il Comune di Nocera che cosa fa invece? Invia ai titolari di queste attività commerciali una missiva nella quale invitava gli stessi a voler provvedere con sollecitudine, comunque entro il 31-12-2015, alla riconsegna dei locali gestiti all'interno del centro commerciale, facendo riferimento a quanto previsto nel contratto originario del 98, ma nessuna menzione a questo documento del 2009. Quindi, considerato quindi che la Regione Umbria ha svolto un ruolo importante nella vicenda, poiché la realizzazione del centro è avvenuta con l'intervento della società RES e che ha scritto questo documento, considerato che i tempi della ricostruzione di Nocera si sono dilungati così, in modo così forte da portare alla desertificazione economica, turistica del centro storico di Nocera, rischiando quindi di compromettere ulteriormente una città che è già stata fortemente colpita dagli eventi sismici e poi da questa mancata ricostruzione. Noi vogliamo sapere se questo progetto di assegnazione definitiva delle strutture delocalizzate di questo centro commerciale sopra richiamato sia stato elaborato da RES SPA e in questo caso se sono stati erogati fondi regionali allo scopo e per quali ragioni non è stato portato avanti questo accordo, questa proposta. Specificando poi quali misure il Comune di Nocera e la Regione intendono adottare in questa area dove è posto il centro commerciale, anche in considerazione appunto delle ricadute economiche ed occupazionali della città intera. Grazie. Consigliera Carbonella, la vicenda è un po' lunga e complessa, quindi se la Presidenza mi concede 2 minuti in più, io non sono in condizione di dare una risposta tecnica, è una risposta, diciamo, di ricostruzione di quello che è accaduto in questi anni. Ci provo. Ma avrei bisogno, altrimenti vi consegno, diciamo, la risposta scritta perché non c'è alcun problema. Assolutamente sì. Nel comune di Nocera Umbra insistono alcune strutture delocalizzate che hanno costituito un piccolo centro commerciale denominato Nogria. Queste strutture furono costituite con finanziamenti regionali concessi ai titolari delle attività produttive per allocare temporaneamente l'attività commerciale dovuta all'inagibilità a causa del sisma richiamato dall'interrogante. In ragione della straordinarietà fu consentito che le strutture venissero realizzate su un terreno di proprietà del comune di Nocera Umbra. L'insediamento aveva carattere provvisorio e di natura precaria, fu posto in opera grazie ai contributi di quell'ordinanza 8 del 97, poi modificata da successive ordinanze.
con cui veniva incaricato l'allora Presidente della Regione, nominato Commissario Delegato per la Protezione Civile, di provvedere alla realizzazione di tutti gli interventi necessari a fronteggiare la situazione di prima emergenza. In particolare, a seguito in attuazione dell'articolo 8 dell'ordinanza ministeriale citata, il commissario emanava due distinte ordinanze dirette a definire modalità di accesso ai contributi per la ripresa delle aziende extra-agricole. Questi contributi erano diretti alla copertura delle spese relative alla realizzazione di interventi connessi al riavvio immediato delle attività produttive e commerciali oppure al loro trasferimento temporaneo in altra sede. I beneficiari venivano individuati nelle imprese comunque costituite che avevano subito danni diretti, parziali o totali rispetto alle imprese costrette alla sospensione dell'attività in conseguenza dell'inagibilità, eccetera. Ai sensi dell'ordinanza 40 del 97, modificata e integrata poi dalla successiva 51, venivano disposte provvidenze per favorire la ripresa delle attività produttive in conformità con le finalità citate. Nel caso di specie si deve fare riferimento al punto 7 dei criteri dell'istruttoria dell'ordinanza, nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei necessari atti deliberativi rilasciati dall'amministrazione comunale realizzino strutture provvisorie comuni su aree di da questa predisposte, l'entità del contributo può essere valutata prescindendo dai criteri dettati ai punti 4 e 5 dell'ordinanza, qualora i soggetti beneficiari si impegnino formalmente a cedere in proprietà al Comune la struttura realizzata, allorché viene meno la causa che ha determinato la delocalizzazione. Ciò significava che qualora gli operatori economici beneficiari del contributo si fossero impegnati a cedere al Comune la proprietà della struttura, il finanziamento avrebbe potuto coprire il 100% della spesa per la temporanea delocalizzazione. Rispetto al caso concreto analizzato a seguito degli eventi sismici, veniva stabilita la realizzazione con strutture mobili del centro commerciale che ho testé citato, al fine di consentire la prosecuzione delle attività. In base alle ordinanze già richiamate, si sono acquisite e poste in opera le strutture delocalizzate con il contributo pubblico pari al 100% del contributo erogato tramite erogazione diretta ai 22 titolari dei richiamati esercizi commerciali. In riferimento alla proprietà di queste strutture, in un accordo agli atti recepito con lettera d'intenti a firma dell'allora vice sindaco Graziella Caparvi e sottoscritta per accettazione da tutti i 22 assegnatari, veniva formalizzata che trattandosi di una struttura il cui costo grava per intero sui bilanci pubblici sia per quanto riguarda la predisposizione dell'area sia per quanto riguarda la struttura prefabbricata finanziata dalla Regione mentre il terreno era stato messo a disposizione dal Comune, vi comunichiamo che tale struttura per volontà della Regione resterà di proprietà del Comune di Nocera Umbra. Dunque l'erogazione del contributo era da intendersi svincolata dai requisiti di legge più restrittivi prescritti per altre tipologie di finanziamento e quindi doveva usufruire del contributo del 100% dovendo tutto ritornare, così come stabilito nelle ordinanze, alla proprietà del Comune di Nocera Umbra. Infatti, per farla breve, con riguardo alla compatibilità urbanistica, si è preso atto poi di quanto comunicato dal Comune di Nocera Umbra il 4 novembre 2014 a firma del geometra Enzo Malacchi, responsabile d'area del governo del territorio, con cui avendo ad oggetto richieste in merito alla situazione del centro commerciale Nogri a riferimento all'articolo 66 della legge regionale 11 del 2005. In tale comunicazione si legge: il centro commerciale è posto in zona urbanisticamente definita VA, zone per attrezzature collettive, servizi, parcheggi e verde attrezzato. La zona in esame viene contraddistinta con simile norme attuative del vigente PRG prevedono che dette zone vengano attuate mediante studio dettagliato con previsioni polano-volumetriche. Nella stessa nota si ribadisce altresì che questa area non è stata mai inserita in piani comunali di alienazione e valorizzazione ai sensi dell'articolo 58 della legge 133. Per quanto sopra si afferma la proprietà pubblica delle strutture stesse in sito, in virtù della normativa osservata e degli atti trasmessi riconducibili per le ragioni di diritto e di fatto esplicitate al Comune di Nocera Umbra. Da ciò conseguono tutti gli oneri e le responsabilità anche di manutenzione e custodia, nonché fiscali derivanti da tale situazione giuridica soggettiva di titolarità dei beni. Inoltre, considerato che da comunicazione intercorsa per le vie brevi con il Comune di Nocera Umbra, solo due degli esercizi commerciali risulterebbero ancora ivi delocalizzati. In ogni caso,
la Giunta regionale, con delibera 1744 del 2014, ha preso atto che per le ragioni di diritto e di fatto risultanti dal citato documento istruttorio, le strutture delocalizzate nel comune di Nocera Umbra, costituenti il centro commerciale citato, sono di proprietà del comune di Nocera Umbra, il quale ne assume tutti gli oneri, la responsabilità ab origine derivante dalla situazione giuridica soggettiva di titolarità dei beni anzidetti. Ha stabilito anche che il comune di Nocera Umbra potesse autorizzare la permanenza nei locali per il solo tempo necessario delle attività produttive commerciali originariamente delocalizzate negli spazi del centro commerciale a seguito dei danni causati dal sisma del 97 alla sede dell'impresa, fino a quando sussistano le ragioni della delocalizzazione e finché non si verificano le condizioni per il rientro nelle sedi originarie agibili. Grazie Assessore. Al di là della sua ricostruzione attenta, e di cui le chiedo di avere i documenti, appunto, visto che li aspettiamo da diversi anni, se non sbaglio non si fa alcuna menzione in questa sua risposta di questo impegno che la società RES avrebbe in qualche modo messo per iscritto e avrebbe, di questa comunicazione che avrebbe portato, avrebbe consegnato a questi titolari delle attività commerciali. Io non riesco a capire, poiché la società RES è una società della regione, quindi c'è una contraddizione di fatto tra quello che lei oggi mi ha letto e mi ha spiegato e quello che le notizie di cui io sono a conoscenza. Di conseguenza le chiedo Assessore di poter avere appunto questa informazione, poiché in sede iniziale l'avevo chiesta in forma scritta, e cercherò di approfondire che cosa è successo, cioè perché. Allora, o qualcuno quel giorno si è svegliato pensando di poter fare qualcosa che non aveva diritto di fare, o qualcun altro, dalla parte del comune, magari ha ritenuto opportuno di non voler portare avanti questo impegno. Quindi questa incertezza amministrativa per una regione e per un comune, sinceramente la vorrei approfondire nel fatto dei fatti, perché cioè, c'è qualcosa che non torna, lo capisce anche lei, no? Chi vengono penalizzati, chi sono? I commercianti? Quelli che sono stati costretti a delocalizzarsi sono rimasti fuori, no? Ma allora successivamente. Mi scusi, ma nel 2009 chi ha scritto che era Saverio Riva di Meana, che gli passava per la testa? Scusi, eh? E allora io vorrei capire, no? Perché siamo nel 2009, mica nel 1990, 20 anni fa. Quindi i documenti io li voglio adesso, perché c'è la Sviluppo Umbria, colleghi, allora Sviluppo Umbria produrrà questi documenti. Consigliera Carbonari, scusate, ma l'interrogazione è l'esposizione, la replica della Giunta e poi la replica del proponente, quindi è chiusa l'interrogazione. Adesso procediamo con il consigliere Leonelli, interrogante, risponde l'assessore Chianella, scuola di volo presso l'aeroporto internazionale dell'Umbria Perugia San Francesco di Assisi. Sì, grazie Presidente. Allora, come lei ha testé ricordato, questa è un'interrogazione che riguarda il tema della scuola di volo appunto presso l'aeroporto San Francesco. Peraltro, da quando è stata depositata l'interrogazione c'è stato anche un momento conoscitivo in sede della commissione di controllo presieduta dal consigliere Morroni, che credo dovrà avere anche un aggiornamento sulla situazione dell'aeroporto. Comunque l'interrogazione è del 18 gennaio, all'indomani delle notizie emerse sui giornali, cioè da quello che si apprendeva, il Comune di Perugia si era incontrato con la società
portatrice del progetto Accademia del Volo, rappresentante di Mondo Volo LTD, rappresentanti della SASE, alla presenza del sindaco Romizzi. In quell'incontro era stato espresso un apprezzamento generale per il progetto Scuola di Volo. Si parla di un investimento di oltre 70 milioni per una maxi accademia internazionale del volo grande oltre 10 ettari che avrebbe dovuto vedere la luce nel giro di 24 mesi, e le parti Mondo Volo, LTD e SASE si erano date appuntamento a breve per l'avvio dell'iter autorizzativo. Ricordato che in data 3 dicembre il Consiglio regionale dell'Umbria ha approvato la mozione nella quale si impegnava la Giunta regionale a promuovere un superamento del CDA attuale della SASE, cioè della Società dell'Aeroporto Internazionale dell'Umbria, Perugia, San Francesco, al fine di avviare una fase nuova per il futuro dello scalo in oggetto, anche tenuto conto della necessità dell'individuazione di una nuova partnership internazionale per l'implementazione delle rotte. Visto che è stata confermata a più riprese l'importanza strategica dell'aeroporto sia come hub di collegamento per la comunità regionale sia come volano turistico recettivo, e verificato che a quanto risulta sembrerebbe che dove sono state iniziate attività di addestramento al volo sono anche diminuite le possibilità di sviluppo per il normale traffico passeggeri, essendo le piste e le strutture utilizzate anche per l'attività di scuola e quindi chiaramente non solo per quella del traffico passeggeri, l'intendimento della interrogazione era appunto di chiedere alla Giunta di informare il Consiglio regionale su quanto di sua conoscenza. Questo era il testo del 18 gennaio. Da allora c'è stata una seduta però in commissione alla presenza dell'assessore dove sono emerse alcune cose. Primo, che la Giunta non si era attivata per dare attuazione all'intendimento di quella mozione del 3 dicembre, perché insomma ce lo siamo detti in maniera molto chiara, vero è che la Regione attraverso Sviluppo Umbria detiene il 35%, ma è altrettanto vero che quel 35% può chiedere al restante 65%, anche tramite la convocazione dell'Assemblea dei Soci, di dare appunto attuazione a quella mozione del Consiglio regionale, quindi il superamento del Consiglio d'amministrazione. Così come non era dato sapersi quando era la scadenza prevista, si parlava di marzo, ora marzo sembra più che inoltrato, il CDA risulta ancora in essere, quindi non penso che fosse marzo, e soprattutto rispetto a questo tema della scuola di volo era venuta fuori una cosa in quella commissione, cioè che la società proponente è una società che si era costituita, vedo il consigliere Ricci che è sempre informato su questi temi, mi pare ottobre-novembre 2018, con un capitale sociale di 1000 sterline che con il cambio attuale mi pare siano intorno a 1200 euro. Quindi una società con un capitale di 1200 euro aveva l'intendimento di fare un investimento di 70 milioni. Ora, tenuto conto di quello che è accaduto in questi anni, cioè noi parliamo appunto di una società che con quel capitale sociale di 1000 euro vuole fare un investimento di questo tipo, è normale che chiediamo chiarezza anche alla luce del fatto che in questi anni sono perse rotte e soldi, c'è un CDA che rimane in carica nonostante il Consiglio regionale abbia chiesto di fatto o insieme ad altre cose di farsi da parte, insomma vorremmo capire lo stato dell'arte. Sore Chianella. Sì, grazie Presidente, io sto ovviamente al dispositivo, se vogliamo, della interpellanza e le preoccupazioni espresse dal consigliere Nonelli. Attualmente l'aeroporto di Perugia, in base alle normative vigenti e alla sua attuale configurazione, è utilizzato solo al minimo della sua capacità strutturale ed ha ampi margini di sviluppo per accogliere fino a 4 volte l'attuale traffico passeggeri e movimenti aerei. Pertanto non esiste anche per i prossimi anni alcun tipo di problema legato alla saturazione delle infrastrutture di volo e men che mai dal terminal e da sottosistemi. Tutti gli enti di Stato, ENAC, ENAV, Polizia, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Dogana presenti in aeroporto si sono espressi favorevolmente e non hanno espresso appunto alcun parere contrario o negativo rispetto a questa ipotesi di insediamento di questa accademia di volo.
In generale, dalle ricerche che sono state fatte, non esistono casi nel mondo che possano dimostrare che una scuola di volo abbia impedito tecnicamente lo sviluppo di un aeroporto. Anzi, al contrario, abbiamo diversi esempi dove scuole di volo abbiano contribuito allo sviluppo dello stesso aeroporto e del suo territorio. Si ricorda che attualmente presso lo scalo di Perugia esiste una scuola di volo, una piccola scuola di volo che riguarda solo velivoli leggeri, ma che quella che si è presentata appunto è unica nel suo genere, così almeno è dato sapere, perché tende alla formazione di tutti i mestieri aeronautici. Il progetto finale, tra alcuni anni, prevede, se realizzato, che questo modello sia secondo al mondo per le sue peculiarità. Queste sono le notizie che noi abbiamo. L'ITER prevede prima una pubblicazione di una manifestazione di interesse pubblico avente per oggetto la subconcessione di uno spazio per una futura scuola di volo. Il progetto preliminare ritenuto di maggiore interesse e con la migliore offerta tecnica ed economica quindi verrà scelto. Quando il progetto esecutivo finale sarà pronto, lo stesso verrà presentato all'ENAC per l'approvazione finale e successivamente un contratto di subconcessione verrà stipulato tra le parti, cioè tra l'aeroporto e la scuola. Solo allora i lavori della futura scuola potranno iniziare e i tempi di realizzazione al momento previsti, è stato già detto, saranno di circa 2 anni, ma sono tempi, attività di carattere amministrativo e quant'altro ovviamente a carico della scuola, quindi non c'è un onere, a carico della società dell'aeroporto. Sulle caratteristiche dell'intervento è stato detto, ovviamente in maniera generale, che sono 70 milioni di investimento che riguarderanno circa 20 ettari di terreno, quindi questo è già stato detto, è stato anche agli onori della cronaca, quindi io credo che le preoccupazioni rispetto all'insediamento di un'accademia di volo di questo tipo, che possa in qualche maniera ostacolare un eventuale, augurato ovviamente da parte nostra, futuro sviluppo dell'aeroporto, credo che non esista, quindi che le condizioni sono queste, al momento non ci sono elementi, tra virgolette, di preoccupazione di questo tipo. Vedremo, quando avremo le carte in mano, che cosa ci sarà, che cosa accadrà. Consigliere Leonelli per la replica. Sì, grazie Presidente, mi pare di capire che la Giunta regionale è a conoscenza e guardi anche con favore a questo tipo di prospettiva della scuola di volo. Personalmente le perplessità rimangono e rimangono forti, rimangono perché sulla società abbiamo riscontrato comunque quello che dicevo prima, per cui le perplessità rimangono per le numerose bucce di banana sulle quali è caduto il nostro aeroporto in questi anni, rimangono per il fatto che chiaramente con le bucce di banana sulle quali è caduto il nostro aeroporto si sono persi soldi, rimangono perché chiaramente tutta questa operazione verrebbe portata avanti da un consiglio di amministrazione di fatto sfiduciato dal consiglio regionale e che continua imperterrito come se nulla fosse a lavorare, programmare e non dare corso a quello che questo consiglio regionale legittimamente ha votato.